Questa assemblea di stamattina mette in evidenza quanto il vostro servizio forse non è apprezzato. Non solo non è apprezzato dopo tanti sacrifici che stiamo facendo, ma io penso che la popolazione se ne sia accorta, no? Già pensare ai quartieri che serviamo con la differenziata e li serviamo in maniera impeccabile. Tutti i giorni, non manca un giorno dove viene ritirata la differenziata per giorno quello che è. In giro con le utenze commerciali lo facciamo lo stesso e soprattutto io vedo anche un riassetto dei rifiuti. Io non vedo rifiuti per strada, quindi noi è da un bel po' di tempo che ce la stiamo mettendo tutta per far rifiorire questa azienda. Voi siete sempre a rischio come posto di lavoro? Noi siamo a rischio nel momento in cui attuano quello che vogliono fare le parti politiche. Quindi affidare un servizio esterno per i rifiuti? Allora, la direzione loro è proprio quella, affidare il servizio a una ditta esterna, esternalizzarlo. Noi non ne capiamo il motivo, perché se la CREA ha presentato il suo conto, che sono 7 milioni e mezzo più IVA, io non vedo se c'è un'altra azienda che lo potrà fare di meno. L'amministrazione comunale ha visto tutti questi mezzi nuovi che rappresentano una qualità migliore del servizio? Ma io mi sono sentito dire anche da qualcuno dell'amministrazione comunale che anche questi mezzi nuovi non hanno portato i numeri che si erano posti, ma io invece dico il contrario e gliel'ho detto anche al sindaco l'altro giorno in riunione. Che non è così, che i numeri sono alzati, siamo arrivati al 30% che a Crotone non c'era mai stato e quindi questi mezzi lavorano, anzi ne servirebbero di più e soprattutto le attrezzature per completare gli altri quartieri, che è una cosa bella per la popolazione. Non mollate? Noi non molleremo mai e chi ci conosce sa che non lo facciamo. Adesso la palla passa a chi deve decidere, perché secondo me è una questione già decisa, noi dovremmo essere solo tenaci a non farlo succedere.